E signori, siamo tornati oggi con il signor Best dopo una vita e mezza. Come stai, signor Best? Malissimo, perché tutte le volte mi devi chiamare? Allora, io so di già che stavolta ci sarà qualche gossip di nuovo. Io non voglio neanche sapere. Guarda, qui tutta la partita, se è qualcosa che non mi piace, inizia subito a sparare quello che mi devi dire. Ok, senti, hai azzeccato che riguarda i gossip, ma fidati che ti piacerà, Best, te lo assicuro, ok? Ok, nel frattempo io faccio una bella kill, perché dei gossip me ne frega proprio poco. Io sono un uomo di poche parole, ma di tanta sostanza. Tanta sostanza. Sì, Best, certo. Vuoi rifare il provino, dato che sarebbe scaduto per te, eh? So che sei ancora il team. Beh, dai, scusa, giusto... non c'è una scadenza. Invece sì, dovresti rifarlo. Sei pronto, però, no? Dici che sei forte, sei l'uomo di tanti. Nel 2024 c'ho un posticino libero, tipo un'oretta libera. Se vuoi la facciamo, più tardi. Sì, ok, nel 2024. Vabbè, senti, non è questo della quale dobbiamo parlare oggi, ma oggi dobbiamo parlare della tua ex ragazza, signor Best. Ma perché tutto? Ma cosa vuole? Ma perché mi perseguita pure nell'oltretomba? Cosa vuole? Senti, non c'entrerei stavolta, ma mi ha parlato di una certa persona che si chiama Rebecca. No, allora, lascia... No, non c'entra nulla, togli, taglia. Che si chiama Rebecca e che della quale parleremo oggi, che mi ha scritto su WhatsApp. O meglio, prima gli ho scritto io, stai tranquillo. Su WhatsApp? No, prima gli ho scritto io, poi lei mi ha risposto. Mi ha scritto su WhatsApp? Senti, Best, non mi ha detto che stavate insieme, eravate solo amici molto molto stretti. No, sono sconvolto che sai scrivere, ma da quando? Ah, ok, sì, sicuramente per quello. Comunque, io ho scritto semplicemente: "Ehi, ciao Rebecca, la ex ragazza di Best." Scusa, io devo dire, senti, mi ha detto che alla fine sta ex ragazza lei non la conosceva. Vai avanti, per favore. Non glielo avevo detto. Vai avanti. Comunque, nulla, gli ho scritto: "Vuoi parlarmi un po' della tua relazione con Best, dato che sono un suo amico e vorrei sapere un po' di più?" E mi ha detto un bel po' di cosette. Quindi, signor Best, oggi avremo tanto da parlare. Quindi, voi spettatori da casa, iniziate a interrompere un bel like, iscrivervi ad entrambi i canali. Ovviamente ricordatevi sempre per sempre, codice ferro nel negozio oggetti per il massimo supporto. Comunque proseguiamo, Best, che ci sono svariate cose che dobbiamo parlare. Allora, partiamo subito con la prima, perché mi voglio cavare il dente che proprio letteralmente me lo cavo e non me lo rimettono più. Cosa vuoi e cosa vuole lei soprattutto, e perché non mi lascia allora, stare? Allora, in realtà lei non vuole nient'altro che semplicemente proseguire con te, essendo che mi ha detto che ultimamente vi stavate sentendo meno, anche se eravate messi bene a livello di generale nella relazione. Non voglio. Ok, calmo innanzitutto. Si è incastrato, mi dispiace, il camion. Vabbè, scendi, c'è un lama là davanti. Può essere un buon segno, può essere che magari ti potresti davvero rinnamorare di Rebecca, no? Ma per favore, a me mi si sono incastrati i neuroni al posto del camion. Se continui di questo passo, ammazza. Quanto te l'ho stilata questa nel frattempo. Non lo so, in realtà hai fatto una bella kill, complimenti. Comunque, fatto sta, Best, mi ha detto una cosa: che siete pure usciti una volta insieme. Sì, più di una volta. Ma perché? In passato, ma perché? Ma è un passato molto recente, 2 settimane fa, signor Best. Non so se lo sa lei sta cosa. Aspetta, stai parlando dell'ex o di quella nuova? Di Rebecca, ma scusami, dico, di chi vogliamo parlare, allora dell'ex tutta la vita? Allora grazie al cavolo, scusa. Sì, è ovvio, certo. Ovvio, ok, però prima non era ovvio finché non ti ho dovuto specificare che era l'ex, signor Best. No, era assolutamente una cosa ovvia fin dal principio. Ok, quindi di conseguenza, ok, faccio finta che fosse ovvia per davvero. Comunque, fatto sta, mi ha chiesto una cosa, ovvero: lui è ancora innamorato di me? Best, devi rispondere a questa cosa. Intanto, ragazzi, vi metto tutte le chat qua, così, Best, anche te avrai la conferma di sta cosa, perché è tutto reale. No, io non la voglio, non la voglio. Basta. Ma cos'è? Uomini e donne, Albano e Romina Power, cos'è sta roba? No, non me ne frega di lei, lasciala stare, via ma fuori. Ma scusa, tu mi spieghi una cosa: perché tu chiudi velocemente con tutte le ragazze? Cioè, cos'è? Ti stanca, non ho capito. Allora, io russo, russo tanto proprio, quindi potrebbe essere per quello. Ok, ma dimmi tu piuttosto delle tue ex ragazze. Dopo io ti dico della mia, perché mi è un po' rotto, Senti, non stavamo parlando di questa cosa, stavo parlando della tua ex ragazza, quindi potremmo fare a meno di sta cosa? Aspetta un attimo. Best, va bene, ok, cosa vuoi sapere di me, ex ragazzo, oppure altro? Ah, ok, no, scusa, perché nel frattempo che dicevi queste cacate mi ero addormentato. Quindi volevo dirti, raccontaci un attimo: nomi, cognomi, date di nascita, vie e probabilmente anche i numeri di telefono, perché chi lo sa. Ok, la mia ex ragazza si chiama Sara e quella con la quale mi stavo sentendo si chiama Rebecca. Ma c'è un qualcosa che non va e vogliamo scoprirlo insieme, io e Rebecca, dato che la nostra relazione potrà... No, sì, Best, devi spiegarti di questa Rebecca. Aspetta un attimo, qui c'è una piccola inception che non mi piace.
piace. Io non ti devo spiegare nulla, è quello il punto. Tu ogni volta mi chiami qua, ti aspetti delle spiegazioni, ti faccio una domanda e cambi argomento. Ma non mi romper le palle. Guarda che poi c'è quello lì che inizia a rompermi le palle pure lui. Ok, vabbè, senti, ho un'idea. Facciamo così: non parliamo più di nessuna ragazza, ma ogni kill che faccio io, oppure qualora dovessimo vincere la partita, o ti rimetti insieme a lei, qualora dovessi vincere la partita, o meglio, dai, ci riparli. Cioè, mettermi insieme forse un po'. Cioè, ma troppo. Scusa un attimo, se io vinco la partita, mi devo rimettere insieme. Non ho capito, ma che è una tortura qua? Non ho capito. No, adesso non mi sembra una così brutta ragazza. Essendo che mi ha mandato una foto, ma no, ma mi ha detto cosa? No, intendevo dire che ho visto la sua foto profilo, perché su WhatsApp c'è la foto profilo, no? Tu è lì tutta bella carina, ma nel senso lei, ma nel senso non sì, che mi piace a me. Marpione, vabbè, senti, la foto del Toru. Ho capito, io dai. No, te lo giuro, no. Comunque dicevo, non è per nulla brutta. Senti, non è questo da quale dovevo parlare oggi. Ogni mia kill mi sveglia un segreto. Ci stai? Va bene, l'importante è che ne fai poche, grazie. Allora, non c'è un nemico davanti a me che ho appena killato. Quindi, prima domanda, che in realtà alla fine sono domande che mi ha fatto lei, ma che io ti ripropongo perché non mi sentite più. Ah, quindi ogni volta che faccio una kill ti torturo perché l'ha fatta. Complimenti, dai. Vai, continua pure. Vabbè, senti, non era questo il succo, però se tu la pensi così va bene. Comunque, devi sapere, devi rispondermi ormai, mi dispiace. Ti stai sentendo con qualche altra ragazza oppure con la tua ex? Assolutamente sì. Va bene, lo dico, basta. L'ho detto. Cosa? L'ho detto. Cioè tu, oltre che a sentirti... No, aspetta un attimo. Cioè tu hai smesso sta relazione perché ti stavi sentendo con un'altra, quindi... Assolutamente no, ho fatto un'altra domanda. No, ho fatto un'altra kill, scusami, devi rispondere. Assolutamente sì. Ok, questa era una mia domanda, addirittura non di lei. Dobbiamo un attimo parlare su queste cose, signor Best. Ma giusto perché ma siamo no, amici. Ma senso... ma non vedo il perché. Non c'è bisogno proprio oggi. Possiamo farlo domani o dopo domani. Ok, il dai, giorno ti dopo prometto domani. La faremo fuori dal video questa cosa. Però ho altre domande da parte sua molto interessanti. Essendo che quella là era una mia domanda, non c'entra, mi dispiace, ma te ne devo fare un'altra che riguarda lei. Una domanda molto leggera del tipo: quante volte ti sciacqui il deretano al giorno? Tre volte rispondo. No, in realtà è: quando possiamo uscire insieme ancora noi due? Mai! Ovviamente riferito mai, a te. Mai, fine. Ciao, senti, bello. Senti, mi spieghi? Allora, io ho bisogno che adesso mi dici una cosa. Vieni tanto sulla mia moto che andiamo a pushare. Mi dici cos'ha di male sta Rebecca, scusami. Ah, ti spiego io. Mettiamo che tu torni a casa e ti ritrovi ad Halloween una persona sul divano sdraiata con un coltello insanguinato in mano, che inizia a rincorrerti per tutta quanta casa. Tu non diresti che magari è il caso di smetterla lì perché ti sei quasi preso un infarto e tutto quanto? Io adesso non ti vado a raccontare neanche quello che è successo dopo. Ma dopo che ti ritrovi una persona in certe condizioni, per carità. Calmo, ho capito. Sei molto 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 amareggiato ed è successo un trauma molto grave a quanto pare. Vabbè, senti, è tutto risolvibile. Rifai te Halloween il prossimo anno e sarai tu a spaventarla, ok? Ma che sei scemo? No, io non ci penso più. Non ci penso mai più. Ma col cazzo. Poi ti dico, la ragione non è solamente quella, sembrerebbe okay, un po' troppo banale. Però non... sì, è una delle tante che insomma, basta, che non è il caso. Porca boia, okay, ho ammazzato Box e by Fire. Sì, diciamo che l'avevo laserato un pochettino io. Cioè forse l'ho ucciso io. Oh, ok, senti, le abbiamo uccise io un'altra kill. Questa qua me l'hai stilata e mi dà fastidio quando mi stili a kill, perché qua sono domande importanti, capito? Qua si tratta di vita o di morte. Cioè Rebecca mi sta dicendo che o io ti tiro fuori tutte queste domande o mi fa cose. Ok, mi fa anche a me quella cosa di Halloween. Ma tu non me la puoi... A parte che quella non era Rebecca, però vabbè, lasciamo stare. Però comunque il punto è: tu non mi puoi lasciare stare e con la mia vita al di fuori di YouTube. Non mi puoi lasciare stare. No, tu devi ogni tanto farmi sempre queste domande del cavolo. Allora, dato che una kill l'ho fatta io, ma una domanda te la faccio a te, ci stai? Va bene? Ok, dai, va bene, vai, falla, va bene. Ok, che foto hai visto esattamente filo per segno? Spiega. Allora, in realtà la foto non era quella del profilo. Ah, certo, quale? Ma era... semplicementissimamente, certo, una foto di lei tranquillamente super vestita, di un abito con la quale doveva uscire, ma per un appuntamento con te. Ah, ok? Sì, certo. Proprio quello nella quale il signor Bess non si è presentato. No, io non scammo. Adesso ho fatto un'altra chiede e mi devi parlare di questa cosa. Come mai non ti eri presentato a quell'appuntamento? Allora, stai parlando ovviamente sempre di Sara. Non stai parlando di perché con Rebecca erano mai scappato. Esatto. Ok, allora io non ci fui andato, forse perché c'era la nuova season di Fortnite.
Senti, forse. Best. Allora, dobbiamo anche un attimo ragionare su queste cose. Io non ci credo mai nella storia perché... Ragazzi, la passione prima delle donne. La patria prima di qualsiasi cosa. Fortnite prima della vita. Best, non c'era la nuova season di Fortnite in quel giorno. No, infatti era di Istanbul Guys. Guys, ok, in realtà... O di Roblox, era forse di... Non lo so. Mi sembra molto una scusa, ma facciamo finta di nulla. Proseguiamo con la partita. Lo ammetto, avevo due appuntamenti nello stesso giorno. Cosa? No, vabbè, ma Bess, ma tu sei una... mi spieghi come fai a essere un playboy? Cioè, spiegamela sta cosa. Modestamente. E ho dovuto scegliere. È stata una scelta molto, molto difficile. Ok, mi preoccupa questa tua... Vabbè, non è importante adesso. Dammi un attimo per riprendermi, scusami. Ma un vero uovo deve fare le scelte importanti nella vita. Morire o vivere, salvare i propri amici. O rimanere un codardo per tutta quanta la vita. Ebbene, io quel giorno ho scelto di salvare i miei propri amici. Ok, mi fai sempre molta più paura, però... Eravamo nella seconda guerra mondiale quando quel giorno... adesso basta, sto scherzando. Sì, ok, esatto. Allora... Non è importante quello, senti signor Best. In realtà c'è un'altra cosa che ti devo dire. Ancora, un'altra pure. Vai, spara che ormai hai sparato di tutto. Ci sono persone qua e soprattutto questa Rebecca. In realtà, cioè questa Rebecca che in realtà, non so, ma si do... Orca con la paletta. Dicevo che in realtà potrei essermi inventato qualcuna delle domande. Anche se in realtà Rebecca esiste veramente. Lo sai, vero, che ti ha scritto queste cose e voleva sentirti di nuovo. Quindi tutto questo è servito in realtà solamente per una cosa: scoprire intanto un po' la tua vita intima sul canale. Ma soprattutto scoprire la tua vita intima sul canale. Senti, Best, aspetta, quindi il titolo del video è "Faccio i distacchi Best". Spiegami un attimo. Guarda, mi dispiace dirtelo proprio, ma sì, ma io più che altro non capisco perché ultimamente mi stanno scrivendo delle persone che conoscono Terre Poa. E a me piace parlare con loro perché scopro delle cose di voi che io non sapevo e sono infame. Beh, ci sono infame, ancora lo ammetto. Ci sono tante cose che ancora non sai di me, ma queste cose non le diremo mai. Ma neanche se sto video dovesse arrivare a 10.000 likes, ma neanche per quello, guarda. Ne sei sicuro? E se questo video dovesse arrivare a 10.000 like? Potremmo addirittura dire qualcosina, ma no, tipo quella volta in cui... In cui è meglio non dirlo, ok ragazzi, 10.000 like da adesso. Iniziate ad arrivarci. Comunque vediamo di battere sto qua, che mi sembra veramente uno dei più forti al mondo a quanto pare. È uno Yankee, è fortissimo questo. Se non riesci ad ammazzarlo sei un idiota. Ok, sì, d'altronde questo qua è forte, capito? Se non lo ammazzo è un idiota, sono... Vabbè, senti Best, devo vincere la partita per te e per Rebecca. No, assolutamente solo per me, grazie. Perché lasciamo stare tutto il resto, grazie. Basta, parentesi chiusa. Best, vado. Si può per killarli. No, ho missato in maniera molto molto brutta. E questo qua che... No, uomo, non mi devi fare questo, uomo, no. Non è un problema, Best. Quello che io devo sapere l'ho saputo. Sto già detto così. Signori, codice ferro sempre per sempre nel negozio oggetti. 10.000 like per il prossimo video nella quale dobbiamo scoprire nuove cose. Iscrivetevi al mio canale, a quello di Best, che a quanto pare ha più segreti dell'uomo del Neanderthal che ha scoperto la Terra. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao, signori!